Ok, ci siamo. Perché non si sente? Mi senti? Ok, Adesso sì. Eh un attimo, non si è sentito. sì. Innanzitutto buonasera a tutti da 3P92 e... Rabba 88. Tanto... Ok. Come andiamo, ragazzuoli? Te, tutto bene, Cambrand? Sì, tutto bene, tutto bene. Ottimo, ottimo. Feedback, si sente tutto, ragazzi? Tutto bene? Intanto ho già preparato un sito dove fanno vedere tutti i giochi nuovi in uscita. Sì, perfetto, perfetto così. Ottimo. Innanzitutto... grazie mille a scusa, Devilman TV, grazie mille per il follow. Benvenuto tra di noi, Benvenuto su ovviamente. Element TV. E inizio pure te a parlare di quello che vuoi. Vediamo qui come ho messo una bella schermata tutti i bei videogiochi in uscita, soprattutto che interessa, penso questo gioco nuovo degli Avenger, Esatto. dei titoli usciti, dei grandi titoli che sto uscendo, è questo qua. Poi ovviamente si parlerà più avanti di NBA e i vari giochi di calcio Sì. che usciranno. Sì, che a metà settembre uscirà... Mi pare sia PES che FIFA. Esattamente. Che un'altra squadra italiana non avrà più la partnership con FIFA. Quale? La Vuoi Roma. te la Juve? La Roma non avrà più la partnership Ah, con FIFA. pure la Roma. Dove è andata da su PES anche lei Sono come la PES Juve? come la Juve. Aspettami Ah. se è girata la telecamera. Comunque, Alexander Potato, buonasera anche a te, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Allora, dopo è uscito anche per gli appassionati di rally. Proprio oggi è uscito WRC 9. Dovrebbe essere un bel gioco, secondo la mia opinione. Anche secondo me. Non sono un grandissimo appassionato di giochi di corse, ma questo Torelli potrebbe essere veramente un bel gioco. Esatto, cioè soprattutto per gli appassionati di macchine sportive, secondo me può riservare tante tante novità. Sì, soprattutto mi interessa vedere come verrà sviluppata anche la parte online. Anche Ormai secondo tutti i giochi con l'online. me. Poi stavo vedendo che il 18 settembre esce Crisis Remastered. Alto bel titolone. Non conosco il genere, però dovrebbe essere un bel gioco. Poi ecco quello che sto aspettando io, il 25 settembre che esce il primo Mafia edizione definitiva, che hanno rilasciato stranamente prima il 3, dopo il 2 e poi l'1. Hanno fatto un Sì, po' però il al contrario. contrario. Esatto. Sì. C'è un genio. Sì, no, è... Poi, se avete qualche domanda da farci su qualche gioco, possiamo andare anche nello specifico. Se vi interessa sapere di più qualche gioco. Per gli appassionati di GTA 6, come ho fatto vedere in privato anche a Cambrand, sembrerebbe uscita la mappa di GTA 6.
Speriamo che sia originale, non una fake news ovviamente, prima. Sono tutte voci di corridoio, cioè l'hanno scritto anche nel Pare sito che che... sia semiufficiale questa. Ah. Cioè, si sa che comunque che avevano La rilasciato. PS5 ovviamente verrà rilasciata, verrà uscire il nuovo GTA, visto che il GTA uscì, mi pare, il 5, addirittura su PS3 era la prima versione. Sì, perché si parla nel lontano 2013 per GTA 5. Sì, sono 7 anni, Eh quindi sì. è un bel po'. Eh sì. Ma lo sai che questo qua sarà l'ultimo GTA, vero? L'ultimo? L'ultimo. Non lo sapevo. Adesso sì, leggevo in giro proprio che questo qua, proprio anche da gente che lavora dentro la Rockstar, hanno detto che è proprio l'ultimo GTA, per quello infatti che hanno raggruppato tutte le mappe di tutti i GTA praticamente. Sì, ma sai quanto durerà? Quanto lo faranno durare? Un'infinità, figurati. Se non vanno più farlo uscire, vanno fare una versione definitiva. Per me faranno sempre uscire nuovi DLC Beh, quello o cose per sicuramente. l'online. Basta pensare in 7 anni quanti DLC che sono usciti solo per il GTA Sì. V. All'inizio un po' di fare niente, adesso ti può costruire un impero. Soprattutto parliamo del GTA 5, che al momento stanno regalando 1 milione al mese finché non esce su PS5. Che verrà portato anche su PS5. Ed ho letto anche di una remastered vogliono far uscire. Ecco, questo non lo sapevo mica della Remastered, Sì, ho giuro. letto che vorrebbero far uscire una remastered per GTA. Ah. Io soprattutto lo uso con la parte online. Però vediamo un attimo. Vogliono un po' migliorare la grafica, ci sta pure, eh. Prima di far uscire GTA 6. Beh, comunque, come graficamente parlando, non è che GTA 5 sia proprio da scartare, comunque. Sì, ovviamente è un bel gioco. Per essere durato tutti quest'anni. Ma i GTA hanno sempre durato tanti anni. Poi con l'avvento di GTA Roleplay. DLC e tutto quanto, ovviamente durano di più. Esatto, perché comunque con l'avvento di 5M rispetto a... Come si chiama? Samp, ho visto tanto tanto più incremento su GTA 5 perché comunque la mappa è grandina, ci sono tante cose, poi comunque si migliora sempre e ho visto veramente, soprattutto Tanta lato roba. roleplay, tanto giocato comunque. Sì, è un gioco che va vissuto, perché è Esatto. veramente tanta tanta roba. Esatto. Eppure su FIFA, passiamo al discorso degli altri giochi su FIFA, ho letto che vogliono portare fare una cosa del genere facendo uscire degli DLC invece di farlo uscire tutti gli anni. Non so se hai letto niente a riguardo. No, perché ultimamente ho avuto poco tempo da seguire il tutto e non ho proprio avuto tempo a seguire proprio tutto, 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 purtroppo. Sì, ultimamente mi sono rimesso a leggere. Invece di far uscire tutti gli anni, vanno a far uscire un gioco che ogni volta fanno uscire il DLC con la stagione seguente, invece di farlo ogni anno Beh, nuovo. invece un bel titolo che mi aspetto comunque io, a me che piace il manageriale sempre di calcio, sarò curioso vedere quando rilasceranno l'uscita di Football Manager È un altro 2000. gioco che mi piace anche a me, che seguo tanto. Anche io, quello lo seguo tantissimo, di più rispetto a FIFA Purtroppo ho già letto che c'è un ritardo quest'anno anche. Sì, per sull'uscita. colpa del Covid comunque Sì, diciamo. ovviamente hanno avuto un ritardo, sperando un po' di migliorie proprio a livello di gioco. Eh sì, ma soprattutto io cioè, con un gioco del genere io metterei anche più altre cose,
Magari anche fare da manager di un giocatore sarebbe carino come storia. Fare come trovare come procuratore, o potresti iniziare Esatto. una carriera come direttore sportivo, osservatore. Esatto. Sono quelle cose che se mai rilasceranno, secondo me faranno successo per queste novità qua. Sì, è bello fare l'allenatore, ma pure se potessi fare il procuratore mi piacerebbe. Eh sì. O anche come direttore sportivo. Beh, ma secondo me piuttosto che direttore sportivo, essere procuratore di giocatori, secondo me diventerà ancora più complicata e più divertente la storia. Sì. Sarebbe proprio una cosa molto, molto carina. Eh sì, molto molto, veramente. Poi ecco. Altro da dire, vabbè, c'è questa uscita di NBA 2021 che io non seguo NBA pure è un personalmente bel gioco, il eh. pallacanestro. NBA l'ho giocato, non sono un appassionato, ma qualche anno fa fu messo sul PS Store gratuitamente, lo giocai. Ah. E devo dire sulla parte che c'ha dell'online, sul par, il costa molto avanti al calcio. Quando vuoi usare un giocatore tuo. Perché c'hai tutta una parte di un quartiere da esplorare. Che Puoi fare figata. i campi, non so se hai mai visto il gioco com'è, ma è No, molto mai. molto molto bello. Mi è piaciuto. Non me lo sono rifatto perché non sono bravo a giochi di NBA non conoscendo le regole. Proprio soprattutto non conoscendo le regole dell'NBA, da pallacanestro. Però gli altre cose è fatto veramente bene. Invece, tanto per cambiare, uscirà un nuovo di sembrerebbe DLC, mi pare, o è un'altra versione di The Sims 4, che sto vedendo Star Wars Viaggio a Batuu. Dai, ho addirittura Star Wars. Cioè, vabbè. E poi costano, pare, ognuno una trentina di euro. Sono però carini alcuni, eh. Sì, alcuni Devo sì, dire, l'ho però secondo giocato, me qualcosa sai al cosa? lavoro l'ho visto, per esempio. Cioè, io che ci ho giocato comunque. No, io ci ho giocato a The Sims. Però secondo me i DLC che escono, meno male, sono tutti ripetitivi, cioè cambia solo il numero e basta sotto certi aspetti, come Sì, DLC. oggetti e cose varie. Eh sì. Mi ero preso, avevo giocato da un amico, mi aveva prestato lui c'ha la versione. O da lui mi pare giocato la versione quella che potevi fare al lavoro. Ah. Quella lì è carina, è stata una cosa carina. Come DLC, ma sono passati già un po' di anni da ciò. Vabbè, sì. Cioè, calcolando che comunque The Sims ha un'infinità di DLC praticamente. Non lo so quanti sono, ma ne escono Tanti. 3-4 l'anno minimo. Cioè, attualmente andiamo a vedere su Instant Gaming, tanto per toglierci la curiosità. L'ufficio. The Sims 4, Oddio. cioè, calcolando che sono tutti questi, cioè, Però vedi, alcuni sono pacchetti, eh. sì, alcuni sì, però comunque, Tutto quanto 400 euro su Instant è che Game. non sono neanche tutti completi, perché ne mancano altri, come vedi? No, questi vedi sono i pacchetti. Sì, Oddio. i Sono col bundles. dito come tu mi potessi vedere, però vabbè, sono pacchetti quelli da 3. Eh sì. Però Oddio, hanno messo pure comunque cose riguardo magiche, sui sto vedendo là DLC. sotto. Vai giù. Ci hanno messo cose pure con la magia su The Sims. Non Eh sì. sanno più che inventasse. Pure quello è tanti anni che è Ah sì, uscito. 2014. Tanti tanti anni. Eh sì. Tanti, tanti. Poi Vuoi uscire su
altre console ho parlato. Su Switch cosa se mi puoi mettere le sì, prossime? Adesso te lo metto subito. Switch, Switch, allora. Data di uscita. Vabbè, allora andiamo a settembre. Sì, mo ci dovrebbe già essere anche la seconda parte del DLC Pokémon. Sì, che di esce a novembre. Dovrebbe è uscito questo qua ultimamente, hanno fatto il gioco su Ollie e Benji. Sì, questo sì, io l'ho visto in live tra l'altro di uno degli Element anche. Sì, io vorrei portarlo più avanti, penso di prenderlo. Però voglio un attimo vedere. Che io sono cresciuto con il mito di Ollie e Benji sempre, quando ero bambino. Secondo me è troppo parlato. Troppo... certo. Troppe voci. Durante proprio la partita? Sì. Ah, ci sono troppe introduzioni del gioco per capirci. Mm. Mm. Non ho visto una live ancora di Ollie e Benji. Mi allora, dici così? Io sì, l'ho beccato tra l'altro un stream di Element per puro caso, ma proprio non mi diceva niente come gioco, nonostante che io guardavo sempre Ollie e Benji e rimanevo emozionato. Io, pure se io preferivo sempre Mark Landers a Ollie e Benji. Vabbè, sì. Il tiro da tigre. Però ti dico sincero, pensavo qualcosa di meglio dal gioco lì. Sì, alla fine la Switch è una buona console, cioè. Ma forse possono sfruttarla ancora un po', ma non sta sfruttata ancora in pieno e potenzialità, Esatto. secondo il mio punto di vista. Sì, secondo me può offrire veramente tanto di più anche. Sì, che alla fine è una console che alla fine può portarti anche in giro, che la sposti, quindi sì, vediamo un attimo. Esatto, cioè la sposti dove vuoi praticamente. E il bello anche della Switch che la puoi anche collegare a qualsiasi televisore, basta che abbia un classico presa HDMI e la puoi collegare in qualsiasi posto. Sì. Cioè in qualsiasi televisore. Buona console. Eh sì. L'unico difetto che gli trovo, i joystick che ti danno all'inizio si rompono troppo facilmente. Boh, io ti dico, io ce l'ho da qualche settimana e non è successo ancora nulla, però vabbè, io ti dico, in... No, io l'ho sbagliata, dico proprio la verità. Cioè, ho giocato tanto. Beh, calcola che io mi sono già preparato tipo i... cioè, da prendermi comunque più avanti i nuovi joystick praticamente. No, io ho preso, faccio anche vedere, un joystick vecchio, aspetta che ti faccio proprio vedere che ce l'ho qui, vedi come erano quelli da vecchia Nintendo, bello sì. Carino, che alla fine lo ricarichi a batteria dura molto, che poi mi vado a prendere tutti i joystick remastered, quelli vecchi mi piacciono. La Nintendo quella vecchia era tanta tanta roba. La prima Nintendo. Sì. Da lì inizia l'epoca dei videogiochi. Iniziò con lei. Poi passò Play 1. Ah, ecco. No, io la Play non mi è mai piaciuta. Ho sempre preferito sotto certi aspetti sempre il computer comunque. Io non ci sono cresciuto con la Play, dico la verità. Io no. Col computer gioco alcuni titoli, mi piace giocarli da PC, ma quasi tutto, se possibile, me lo porto tramite PlayStation. Ah, ecco. No, io invece solo PC e ultimamente ho iniziato con la Switch perché ho detto mi tolgo sto spizio qua di comprarmi la Switch e sono rimasto contento comunque di ciò che offre. Sì, ovviamente è un'ottima console. Sì, quello sicuramente. Mi piace anche a me.
E parlando sempre del discorso, cosa ne pensi invece delle nuove console che potrebbero uscire a breve? Allora, ti dico, io ho guardato la presentazione di Xbox, Sì. tra l'altro con Element, ok? Proprio che l'abbiamo l'ho commentato insieme ad altri streamer. Sì. E non mi è scappata la presentazione di PlayStation 5, però ti dico, presentazione di Xbox è stata veramente interessante, soprattutto il fatto dei titoli che hanno proposto, che usciranno comunque. Titoli quelli ovviamente solo per Xbox. Esatto, cioè calcolando tipo che uscirà Riesci praticamente. a mettere dei titoli per Xbox di uscite, quelle, come si può dire, Allora, solo quelle per Xbox. loro, Sì. le esclusive, ecco. Se Allora, mettiamo Xbox. no li cerco al volo qui. Allora, beh, un titolo che hanno detto per Xbox Se ricordi è, qualcosa. vabbè, uno è State of Decay 3, che è molto molto bello. Sì. Poi ci sarà. Adesso ho messo le uscite di ottobre. Sì, questi dovrebbero essere ancora su Xbox. C'è Come si Xbox chiama? Oddio. One. Su Xbox One, sì. Ok. Beh, uscirà ad ottobre Crash Bandicoot 4. Sì, pure per Play però dovrebbe uscire Crash Esatto. Bandicoot. Esatto, PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One. One X e Xbox One normale. Poi ecco, ci sarà per tutte le console, ci sarà anche Watch Dogs Legion, l'ultimo. Che questo è molto molto Giocai al interessante. primo. Giocai solo il primo. Ah, il Però non mi primo proprio Watch piacque. Dogs. Però non mi piacque, dico la verità. Io ho provato a giocarci il secondo, carino, però se sei con amici secondo me è ancora più divertente. Se dici giocarlo insieme, sì. Sì. Poi vediamo a settembre cosa uscirà. Vabbè, e Tra questi No, erano a settembre, RC9, forse ok, ottobre. esce per tutti, Mafia sta uscendo per tutto. PES, che è quell'ultimo a destra Questo? sotto? Sotto. Questo qua? Questo, sì. È Si chiama WWE 2K il gioco 2K. sul wrestling. Eh sì. È tantissimi anni giocai quando E che uscire, esce anche per c'era la Switch moda del oltretutto. wrestling. Uscirà anche per PC anche. Cioè, scusami, per Switch. Per tutte le Ah, che console. Cioè, è scritto Switch per. mi potrebbe interessare. Eh sì. A proposito, già che abbiamo nominato Switch, beh, tanto finiamo di vedere di novembre e dicembre cosa uscirà. Sì. Cyberpunk 2077, che è anni che continuo a rimandarlo. E non ho capito il titolo, scusami, non riesco a leggere benissimo. Cyberpunk 2077. Non l'ho giocato, di che parla? Però io qua vedo solo un titolone assurdo. Assassin's Assassin's Creed Creed. Valhalla. Là parliamo di tanta roba. Di tanta roba. Cioè, Ma infatti novembre è super dovrebbe essere anche un mese titolone. d'uscita delle nuove console, ovviamente. Eh sì. PS5. Poi ci saranno le uscite anche delle nuove schede video, comunque penso che siano già anche uscite in teoria, non vorrei dire una cavolata, della serie 3000 dell'Nvidia. I computer fanno volare. Eh sì. Mamma mia. Infatti sto aspettando
qualche novità, eccetera, per cambiare scheda video appunto del mio No, il computer. computer me lo devo proprio rifare. Ah. Proprio, No, io devo va solo cambiare scheda rifatto. video e basta. Fissi te, c'è il fisso con portatile, come faccio a cambiare scheda Eh video? beh, sì. E invece a dicembre, ecco, uscirà Tetris 2 e Dragon Quest. Per ora. Ma dobbiamo calcolare che i titoli verranno annunciati tra un po', che a novembre escono le nuove console. Eh sì. E quelli lì hai messo Xbox One a tutti quanti? No, no, avevo messo Xbox One. Quindi non vengono annunciati perché usciranno per altre console i nuovi Esatto. titoli. E da vedere. Poi adesso stiamo guardando Nintendo Switch. Sì. Ovviamente Nintendo è l'unica che resta di queste console che abbiamo nominato, che Esatto. Play 4 e Xbox One verranno superate con le New Gen. Esatto, quella PS5 e non mi ricordo più l'ultima de... Oddio, Xbox Series One. Oddio, aspetta, vado a cercare il nome. bravo. Un secondo. No, Xbox, ce l'avevo su ricerche. Xbox Series X. Eccola lì. Infatti sarà Xbox One X, infatti, eccola qua. Poi, parlando di Nintendo Switch, uscirà Super Mario 3D All Stars per festeggiare Super i 30 anni. E i 35 anni. 35? 35? Tanti. Tantissimi. E da quando uscì la Poi, ok. prima Nintendo? Eh sì. Poi, Sì, uscì lì la prima Nintendo e quindi. ok, riprendiamo il titolo della WWE, i 2K Battleground, che mi suona tanto come Battle Royale, però non so perché. Quale? È il WWE 2K. Riesci a te fa se lo clicchi un attimo apri un'altra finestra per vedere più lo specifico che di che Eccolo qua. graficamente le immagini parlano molto carine, ma che fuoco là, vabbè, Ok, ci sono tutte le star degli anni 2000 praticamente. quelli di quando eravamo bambini noi, che c'era la fissa in Italia col wrestling. Ah, ecco una cosa che hanno scritto ad aprile 2020. Esatto, che WWE 2K Battleground annunciato WWE 2K 2021 non uscirà. Ah. Che vogliono evidentemente puntare sul I DLC? Battleground. Sì. Infatti sarò curioso di giocarlo e vedere come sarà questo titolone qua. Prima, poi parliamo ovviamente questi titoli, ma ci saranno anche i titoli che ultimamente vanno per lo più anche i free mod che Eh sì. potrebbero far uscire qualche altra cosa. Tipo gioco Poi passando ad ottobre di uscirà, vabbè, hanno rimesso, vabbè, FIFA. FIFA 21. Quindi Mario uscirà tra fine novembre e inizio ottobre. Esatto. No, tra Voglio dire fine. fine settembre e inizio ottobre, ho Esatto. detto una baggianata. Poi cosa ci sarà di bello? Vabbè, Battleground anche dei Transformers. Potrebbe essere carino, Il 16 di ottobre uscirà Mario Kart Live Home Circuit. DLC su Mario Kart o un No, nuovo in teoria gioco? dovrebbe essere proprio un videogioco. No, fu un altro videogioco. Pensavo che era un DLC. Visto il nome, poteva essere benissimo un DLC. Poteva sembrare, sì. Poi Prini 1 e 2 Exploded and Reloaded. Non conosco proprio. Neanche io, non so cosa sia. Beh, andiamo a vedere più nello specifico. È un video. Vediamo un attimo.
Beh, ho tolto l'audio perché non serve. Sì, vediamo un attimo di che Ok, tratta. allora, sembra stile Pokémon, quei primi Pokémon. Sì, ci pare. Ok, lo stile è quello di Super Mario. Sì, ma a sto punto potevano puntare su altro, visto che Sì. era appena sta uscito il gioco su Super Mario, ne metti uno simile. Esatto. Non Beh, nel lo trailer ti dico se c'è la verità, non mi sta dicendo nulla. so. No, manca a me. Pensavo qualcosa di meglio. Niente, poi un pinguino ci hanno Sì. messo. Vabbè, Metto già che ci siamo, pinguino. guardiamo il trailer di FIFA 21 per gli appassionati. Vediamo se c'è qualcosa. Allora, le novità sono Microsoft Store sveglia il peso su console corrente E dice che gen. poco ho letto già che le carriere potranno essere trasferite su un nuovo console per chi va. Quello sarà già stato annunciato. Poi sarà riproposto per il secondo anno consecutivo, Volta. secondo terzo voi no, secondo Volta, che sarebbe FIFA Street praticamente. E FIFA Street è stato un gran gioco. Sì. Volta l'ho provato, ma non mi ha detto sto Nulla. Poi granché. ecco, si parla sempre di miglioramento dei giocatori, bla bla bla. No, ok. Niente di che. Sì, sempre più o meno il solito gioco. Novembre, vabbè, Just Dance. Che cosa? Vedo uno Disney. Questo qua, Kingdom, cos'è? Kingdom Hearts? Sì, me sa. Sì, Kingdom Hearts, Melody of Memory. Remastered. No, la nuova versione di Kingdom Hearts. L'ho sempre detto che lo vorrei aver giocato, ma non mi è mai capitata l'occasione. Conosco il titolo, ma non l'ho mai provato, dico la verità. Vediamo dicembre. Vabbè, niente di. Final Fantasy Legend a dicembre. Ah, Switch? Sì, Quello solo potrebbe su Switch. a Solo su me Switch. potrebbe interessare. Potrei pensarci anche io. Vediamo se hanno. Fai vedere un attimo se fa vedere un piccolo trailer. Ok, la grafica no, è proprio poco. Mancano Charmander e Squirtle sul primo Pokémon. Sì. Proprio è il primo Pokémon. Sì, è il primo Pokémon. Se mettono una grafica del genere, avevo detto sì, potrei interessare, ma a sto punto mi porto Pokémon. Sì, ti Mi riporti tutta ritrovo la saga i dei Pokémon, fai Pokémon. prima. Sì, a sto punto sì. Ecco, vediamo se si trova qualcos'altro di novità. Vediamo un attimo. FIFA, vabbè, FIFA 21, PES 21. Sì. Ma io mi farò solo un gioco di calcio, che è Football Manager. Anche io. Purtroppo non è stata annunciata nessuna novità ancora ufficiale. Che quel database diventa poi un altro gioco proprio. Allora, informazioni future. Questa qua l'hanno rilasciata il 18 agosto. Vediamo cosa non. Ma perché non mi viene? Ah, ok. In questo ticket troverete dato di uscita FM21, nuove caratteristiche, prezzo, gioco completo, dispositivi. Ok.
Allora, cosa... dicono Eccolo che... qua. Allora, quando sarà rilasciato il Football Manager 2021? Football Manager 2020... No, vabbè. Football Manager viene normalmente rilasciato intorno all'inizio di novembre. È vero, poco dopo FIFA e PES di solito. Ma i problemi legati al coronavirus porteranno un ritardo nell'uscita del gioco. Il capo di Sports Interactive, Miles Sì, vabbè, la cosa Prevé produttrice. lui, insomma, ha dichiarato che ci sarà un ritardo nel lancio di Football Manager 2021, indicando però che potrebbe essere disponibile a fine novembre o inizio dicembre, cioè poco dopo l'uscita. C'era una quindicina di giorni di ritardo. Esatto. Vabbè, ci può anche Stare. stare tutto ciò. Eccolo qua. Quanto costerà il Football Manager 2021? Non è ancora chiaro quanto costerà Football Manager 2021. Ma la versione standard costa solitamente circa 40 sterline, 50-60 euro. Sfruttando la prelazione sono disponibili importanti sconti. Sì, dopo ovvio, vai su Instant e ti costa meno. Sì, Di solito. ovviamente. Ci sono diverse versioni del gioco con Football Manager Come Touch. diverse opzioni. Che Football Manager Ah, quella Touch? touch. Touch? Sai io dove l'ho trovato anche disponibile? Per Switch. Football Manager Touch. Che switch? Io non l'ho mai provata la versione touch, io ho sempre usata completa. Anche io, sempre la versione completa. Una Sì, versione di scala perché... ridotta ottimizzata per dispositivi tablet, che è più economica dell'edizione standard per computer. Oh boh, io resto sempre sul fatto che Football Manager me lo gioco su PC. Cioè, Sì, almeno per ovviamente. Se c'è un computer, beh, magari quest'anno finalmente ci mettono tutte le nazioni. speriamo. Che tutti l'anno Dispositivi. devi fare un macello per fare. Eh sì. Dispositivi per giocare a Football Manager 2021. Football PC, Manager. Mac, PC Mac, Google Google Stadia, non so che Stadia, cosa, non Nintendo so neanche che Switch. sia. Google Stadia è tipo Steam praticamente, però di Google. Ah, sì, ok. Ma Tablet e cellulare. sembrerebbe che magari mi sbaglio a capire, che Football Manager 2021 per la Nintendo Switch mi sa che voglio farlo completo invece che touch. Se lo fanno completo su Switch, il discorso può Il cambiare. discorso è che io potrei pensarlo di comprarlo per Switch. Esatto, stessa cosa che sto dicendo io in questo momento, perché se me lo fai il gioco completo, non touch, con Switch, che mi posso scaricare database È tutto. e mettermi, per esempio, io uso, però faccio carriere che io mi vorrei partire dall'Etiopia. O che partire lì senza patentino, senza niente, fino a Eh sì. diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. E me lo fai Esatto. fare su Switch, mi ci diverto. Eh sì, perché comunque te lo puoi giocare in qualsiasi modo. Cioè, o buttato disteso a letto o Scusate davanti ragazzi, alla devo bere un televisione. attimo. Sì, alla fine Football Manager è un titolone. Eh sì. Poi statistiche, nuovi giocatori. Qualcosa sul mercato ne parla? Vediamo. Beh, il fatto che Manchester United, che intraprende un'azione legale contro Football Manager a causa di una lamentela per un marchio di fabbrica, dimostra quanto la questione della... Eh Ma come veramente questo non lo sapevo. sì. Purtroppo però... Poi cos'è che è? Purtroppo però questo non è sempre il caso del Football Manager, ma non sono i soli in questo senso. Ad esempio, l'accordo esclusivo della Juventus con Konami significa che ora sono conosciuti come Zebre il Football Manager e il Piemonte Calcio nella franchigia FIFA.
E allora questo anche da Roma c'era un altro nome. È probabile. Metteranno lupo AC lupo. No, poi sono da Roma, quindi faccio molte carriere con la Roma. Sì, Ora vediamo perché non è detto comunque. speriamo di no, che almeno Football Manager mi lasci il nome giusto. Vabbè che dopo tramite siti si trova sempre qualcosa. Sì, qualcosa per cambiarli, sì, mettere i nomi veri ci sta. Di tanto in tanto i club scontrano con le autorità calcistiche, a volte come ha fatto il Manchester City con la UEFA, finisco per portare una disputa nella corte. Vabbè. Poi Perché io leggo vediamo. piccolissimo, quindi scusami, non riesco ad aiutarti con la lettura. No, tranquillo. La gestione a livello internazionale è molto diversa da quella a livello di club e questo si riflette nel gioco, con controlli e opzioni molto maggiori a disposizione dei manager del club. Ci sarà la carriera degli allenatori internazionali? Cosa non ho capito? No, stavo leggendo questa roba qua. Io mi sono avvicinato forse troppo alla webcam, scusami. Tranquillo. È scritto migliorare la gestione internazionale. La gestione a livello internazionale è molto diversa da quella a livello di club. Questo si riflette nel gioco, con controlli e opzioni molto maggiori a disposizione dei manager del club. Il popolare FM Blog ha suggerito che FM21 potrebbe trovare beneficio dall'aumento delle dinamiche di allenamento e di scouting a disposizione degli allenatori internazionali. Non l'ho capita a dire la In verità. teoria dovrebbe essere che se fai l'allenatore internazionale hai più cose da fare rispetto all'allenatore di club, penso. Internazionale è riferito come Forse nazionale. nazionali. Eh sì. Come nazionalità, Ok. cioè come CT praticamente. Sì, ma io speravo qualcosa di dinamiche migliorate a livello pure che puoi gestire sponsor e cose del genere. Vediamo se È prima o ora poi che decideranno di fare queste novità. un club non è che ti arrivi, puoi negoziare tutto quanto. Che ti puoi avere il controllo del club a 360 gradi. Perché Eh sì. ci sono giocatori di Football Manager che, per esempio, potrebbero partire, per capirci, dal da squadretta del quartiere loro, del paesino loro. Quello sì. Come una realtà calcistica del nostro calcio, che è il Chievo, che è una squadra di quartiere. Esatto. Che sarebbe figa come cosa. Perché Eh sì, quello sì, sicuramente. chi fa quel tipo di carriere, sta cosa è fondamentale. Eh sì. Poi vediamo se ci sono. Ah, leggo. Scusa? Allora, mi sa quello è forse 3 giorni fa questo. Sì, di 3 giorni fa. A giochi in uscita Switch. Allora, questa è la mappa di che gioco, eh? Questa Kingdom of Sweden, non so che gioco Non sia. penso sia un gioco tipo manageriale per PC, può essere? Può essere, sì, secondo me sì. No, sicuramente, vedendo l'immagine più verso destra, che c'è tutte quelle caratteristiche da poter gestire. È più da PC. Un bel titolo che farà gola a molte persone. Cosa? Hitman 3 Quindi che esce il 20 gennaio 2021. per me FPS5. PC, PS5, PS4, Sì. Xbox Series X, Xbox One e Stadia.
Stabia, questa non la conosco, sto... È Non so quella di proprio... Google praticamente. Sempre quella lì che parlavamo Sì. prima. Io non le uso, quindi... Io uso Poi il PC. 12 febbraio esce Super Mario 3D World. Un altro Super Mario per Nintendo, sì, ok. Poi, eccolo qua, come si chiama il gioco che mi chiedevi prima? Si chiama Crusader Kings 3, Ah, esclusiva ok. PC. Ah. Prezzo manco altissimo. 50 euro. Data uscita 1° settembre, è uscito quindi. Sì. Poi è già uscito, no, è già uscito Evergate PC Windows, che è già disponibile su Nintendo Switch. Infatti mi pareva di averlo intravisto, 20 euro. Di che tratta? Aspetta. Ah, in Non me lo fa 2D. vedere. No, no, sto cercando di leggere che c'è scritto lì che è piccolissimo. Da me. Ah, su Nintendo Switch. Poi, ok, VRC9. Sì, è quello che abbiamo parlato prima delle 61 macchine. euro su 70 euro. 70 euro altino. Eh sì. Abbastanza altino come prezzo. Ovviamente sotto ve leggo Domani io. esce Marvel's Avengers, Per praticamente. tutti dovrebbe essere uscito per alcuni che ha avuto l'ha preordinato prima, se non Sì. sbaglio. Già delle persone ci stanno giocando. 75 euro di gioco. 70 euro normale? 75 Ah, normale. normale. Abbastanza Tantino. altino. Eh sì. Poi Kingdom, questo qua. Per tutte le console, non per Nintendo, vedo. Esatto. Necromunda, boh, Non non mi ispira. conosco. Nintendo Switch, Mo Astray, che è già disponibile su PC. Sì, ok. Hotshot Racing, che boh, non mi ispira niente. Manca a me, sto vedendo l'immagine, mi Cioè. pare in gioco anni 80. Eh sì. Tamarind. Boh, sembra Sì, stile. comunque è Tamarin in lingua inglese. Sì. Soprattutto portare un live con lingua inglese, che non conosco l'inglese, penso Esatto. di no. Io già tanto se conosco l'italiano, tipo. Sì, siamo nella stessa barca su questo discorso. Poi, vabbè, Crisis Remastered, che questo potrebbe essere carino come gioco, a 30 euro solo, un FPS. Poi ovviamente è quello il Mario che aspettiamo giù. Lo sai che c'è disponibile per Switch? Cosa? Crisis Remastered. Apollo Switch? Sì, è già disponibile su Switch, però non ha fatto successo. Ah, ok. Per esempio, un gioco che non ho capito perché non hanno portato Switch è Monster Hunter. Ok, io mi rimangio tutto su WWE 2K Battleground. Sto Cosa? vedendo da una foto che la grafica non è proprio dei migliori. Switch? No, no, su questo qua, il nuovo WWE, il gioco di wrestling praticamente. Strano. Li fanno tutti l'anni poi. Strano che non abbiano migliorato a livello grafico. Non si capisce il motivo. No, anzi sembra boh, tanto cartunesco, tipo. Sì, vedendo queste immagini, sì. Pareva carino da come era stato Impostato. impostato, sì.
Poi c'è questo qua, sempre in lingua inglese, che vabbè, tanti scrivono in inglese, che dopo molto probabilmente sarà sempre multilingue comunque. Sì, sicuramente. Metto in inglese per mettere così. Sì. Poi c'è questo. Ah, Ah, mezzo premium Port Royal platino. 4. Eh? Vedo sotto Port Royal 4. Questo potrebbe interessare. Port Royal? Io l'ho giocato tutti. Ma cos'è stile caraibico? Piratesco, Caraibi, sì, devi manageriale pure per Sì. capirci. È un genere che a me piace molto. Io sicuramente è un gioco. Quando esce, c'è scritto? 25 25 settembre settembre, 2020. 50 euro su Sì. su PC Amazon. Ok, Su questo Steam, potrebbe ma anche per Switch esce. PS Switch. Dovrebbe essere carino. È da vedere su Twitch. Eh Potrebbe sì. essere molto interessante. Anche secondo me. Devo prendermi una nuova memory per la Switch. Io ho 128 giga, ma penso che me ne comprerò tipo un'altra. Ah, no, ce n'avevo una da 30 giga, ma un gioco è finito. Devo prenderne una seria. Eh sì. No, io ho proprio quella serie proprio marchiata Nintendo Switch proprio. Nintendo, scusami. Poi ok, Sì, Mafia, il primo. non si è capito perché l'hanno fatta adesso il primo Mafia. No, Sì, cioè tipo l'hanno completata adesso, non ho capito il perché. nel senso perché hanno fatto uscire 3, poi 2, poi Sì, no, infatti. Cioè, beh. Oh, 29 settembre, The Walking Dead. l'1. Non mi piace il genere. Ah no? Non mi piacciono zombie, cose del genere. Io per esempio anche spara tutto, non li gioco, i giochi horror, scappo. C'ho paura dell'horror. Quindi non mi vedo neanche i film. Questo è interessante, ottobre 2020, Crash Bandicoot 4. 2 ottobre. 70 euro. Però un Crash Bandicoot 70 euro. Sono tantini. Quindi, eh sì, PS4 Xbox. Ecco perché può costare tanto. Genere platform. Andate, ecco, platform non è molto. Cioè, che puoi giocare con tutti. Tipo. Quindi sarà pure un multiplayer che puoi giocare con gli altri giocatori su In teoria sì. tutte le console. Per esempio, io su Switch, per esempio, per No, fare un esempio, PC no, e su Xbox e PS4 basta. No, posso giocare con una persona col PC. PS4 e Xbox e basta. Solo quelle due console lì esce. Ok, per capire come la volevano. Server uniti, in poche parole, come altri giochi. Oh, questo qua lì su Itinerary non mi dice Neanche a mo. niente. Age of Empire 3 Definitive Edition. Mamma mia, vampire. Sì, Hanno avevano detto rifatto. che usciva anche il 4. Il 4 doveva uscire. Ah sì, qualcosa ho letto. Quello Dirt di Rally. 5, interessante questo. Se prendiamo tutti i titoli che abbiamo detto, Sì, no, è esatto, cioè. 10.000 euro non ci bastano. No, appunto. Cioè, ma stanno uscendo tutti i titoli belli comunque. Sì, stanno uscendo ovviamente con nuove console. Beh, figurati. Siamo solo a, no a ottobre. Se dopo novembre. Siamo vicini a San Natale e là cominciano a uscire i titoli assurdi. Esce il gioco della Yakuza, il settimo. Eh sì. Esce Yakuza Like a Dragon. Settimo capitolo della serie regolare. JPG, Kingdom Hearts. sì, che abbiamo già visto precedentemente. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ah, la guerra fredda.
No, Call of Duty. Eh sì, questa volta è una guerra fredda su Black Ops. 70 euro, perché tipo saranno altri 200 giga come l'ultimo Call of Duty. E questo è il titolone che Eccolo per qua. me. Assassin's Creed, Valhalla. PC, PS4, Xbox One, Stadia. E È tanta tanta roba. Questo questo è un altro è tanta titolone. roba. Che fatalità, il 17 esce Valhalla, e il 19 esce Cyberpunk Non 2077. conosco Sedenbark. Cyberpunk. Sì, non conosco. Di che parla più o meno? Sono i creatori di The Witcher praticamente che l'hanno fatto. È un prima persona che si spara di ambientato nel Ok, futuro comunque. capisco, capisco. Sì, insomma, dopo, vabbè, Sakuna. Non so cosa sia. Andiamo a pagina 2. Ed era solo la pagina 1 questa. Ah, ok, di tre. Eh sì. Hitman 3, vabbè, nel 2021. Questo è tutto uscito 2021. Sì. Che mo cominceranno pure i titoloni con l'uscita di Neon Genesis, Infatti ovviamente. c'è Far Cry 6. esatto, Hitman 3, Far Cry 6, che questo lo sto aspettando tipo tantissimo. Questo qua sì che lo Ah, è porterò finita lì volentieri. a pagina 2. Poi Non è che è venuto pagina 3 per sbaglio, no? L'ha no, messo questo qua. nello stesso giochi. Natale, cioè, questi qua usciti, giochi in uscita TBA, to be announced, che stanno aspettando l'annuncio praticamente. Medium, non so che di che parli. Vabbè, horror comunque. Eccolo qua, quello che aspettavo io. Che gioco è? Ah, Halo, Halo. Halo Infinite, che uscirà per PC, Xbox One, Xbox Series X praticamente. E tutto tranne per PlayStation, ovviamente. Esatto. È il titolone Aspetta, di vedo pure sotto una grande uscita. Gotham Knight. Gotham. Gotham Knight è interessante. E sarà tu solo su un new console. No, leggo anche PS4. E anche Xbox One. Xbox X e PS5, là lo sfrutti. Suicide Squad dovrebbe Oh, essere si fanno interessante. il gioco su Gotham e si fanno quello da Suicide Squad? Eh sì. Ah, uscita 2022 però. 22. Ha voglia d'acqua sotto i ponti prima d'arrivarci. Dopo c'è con Chop Chop. Questo non mi dice niente, mi metti quei due e poi mi metti sto coso, non mi dice proprio No, niente. esatto. Dopo questo, mettimelo sopra, che può interessarmi, se me lo metti qua sotto. Che ovviamente, oltre a tutti questi titoli che abbiamo letto, dobbiamo pensare anche alle uscite dei free play. Sì. Soprattutto, ho detto, quello che a me mi interessa è quello sui Pokémon, potrebbe essere molto interessante. E sia su Xbox, su Nintendo Switch che PC e telefono. Pokémon con la S. Pokémon. Non mi viene il nome del titolo proprio. Vabbè, c'è Spada e Scudo, vabbè, c'è DLC E DLC ovviamente sì, sì, che però arriverà questo la qua. seconda mappa nuova. Sì, l'abbiamo fatto adesso, c'è stata l'isola dell'armatura. E Sì. dovrebbe essere le ande gelate, se non sbaglio. Non mi ricordo più. No, Io me lo giocai in live. terre innevate della corona. Ora ti dico, ecco, mi è venuto in mente, mi pare si chiama Pokémon Unite. Ah, sì, Unite quello l'avevo sentito anche io. è quello che ti stavo dicendo, c'è un free play che potrebbe interessare molto sui Eccolo qua. Pokémon. Unite. Un sistema
Non si sa ancora la data d'uscita. Non Beh, so sono se l'hai presenti. visto. Ah, non si sa neanche ora. Se l'hai visto il trailer. No, il trailer no. Eccolo qua. Beh, perché. Vabbè. No, grazie. Pokémon Unite. Data d'uscita e novità del MOBA per mobile e Switch. Si chiama Pokémon Unite ed è il nuovo gioco di genere MOBA. Sì. Come sta annunciato male dalla Pokémon Company, ma per me è un gran titolo. Perché hanno fatto salire troppo l'audience, la comunità Pokémon si aspettava altro. Eh sì. Eccolo qua. Pokémon Unite sarà disponibile nei prossimi mesi per smartphone e tablet iOS e Android e Nintendo Switch. Il gioco sarà cosplay, ovvero tutti gli utenti delle varie console e dispositivi potranno giocare tutti insieme sfruttando i medesimi server. È free to start. Con Sì, possibili ecco contenuti che a sarà pagamento. gratuito e E poi dice hanno ci scritto la saranno dei data. contenuti a pagamento, come tutti i free play. Eh sì. Quello è un gioco che per Switch potrebbe essere veramente carino. Eh sì, Sta gratis. però bisogna vedere quando uscirà. Sì, ovviamente tocca giocarlo. Eh sì, Ma per forza. la ditta produttrice è molto esperta su ciò. L'hai visto il trailer? No. Guardalo. Salute. Grazie. Vediamo. Official trailer. Mettiamolo grande. Ok. Ovviamente pubblicità, adesso la tolgo subito. Sì. Partono ovviamente. Sembra veramente molto carino il trailer. Sì, però ancora non fa vedere. Eccolo. Figata. Todde. È quello che avevi detto te stile LOL. Sì. Bomba. Ci sta, secondo me. Molta gente si dovrà imparare, pure per i ragazzi, non conoscono debolezze e cose di tutti i Pokémon. Eh sì, e pensa che sono tipo 900 Pokémon. Sì, va bene, io almeno Guarda, per me ne fanno partire inizialmente questi che abbiamo visto, prima guarda generazione, cose. questo video qua è tipo i gameplay, che sono quelli che li stanno 3 minuti creando. di gameplay. Io l'ho visto in diretta quando fu che uscì. Sì, ti fa affrontare altri Eh Pokémon. sì. Ma figata anche le animazioni comunque. Sì, dovrebbero, se non mi ricordo bene, anche evolvere i Pokémon dopo una certa. Eh sì, sarà come sempre livello 15, 25. 16, Sì. 16 e 36. Eh sì. Però vedi qua, livello già 5 te lo fa evolvere. Ci saranno dei livelli tipo. Perché te fa 36 livelli, se no quando finisci? Beh sì. Ad Vedi, esempio sto qua a tipo. livello 33 e deve. Ah no, a livello 10. Poi ecco, cioè, veramente carino comunque. Sì, te l'avevo detto, poi Eh questo è sì. un titolone che è solo stato annunciato in maniera sbagliata. Secondo la mia Sì. opinione, ovviamente, per la comunità Pokémon. Poi per altre persone che si avvicineranno a questo mondo, a questo gioco, ce ne saranno, Eh sì. eh? E mo i giochi che guadagnano di più sono i free play. E ovviamente tutte le compagnie andranno su Eh sì, ciò. è per forza.
Può essere molto divertente. Poi puoi giocare sia su Switch che telefono, E mobile. siete tutti contro tutti, proprio stile LOL, che è molto molto carino. Sì, può essere, Perché sarà molto più. te lo dice uno che LOL non gli piace per niente. Ci ho giocato, ma non sono bravo. Ovviamente chiunque l'ha provato LOL Vabbè, sì. come gioco. Gioco molto Però lo stile molto così potrebbe piacermi tantissimo. interessante. Sì, te l'ho detto pure a me, io sicuramente questo lo porterò. Lo Claro che io sicuramente giocherò. perché piace. Un bel coso. Questo Eh pure insieme sarebbe molto carino sì. giocarlo. Poi se si riesce a fare anche il full team ancora più divertente, tante risate. Questo qua Le si mosse potrebbe caricate, essere. vedi? Oddio. Che sblocchi le mosse. Eh sì. Poi ci saranno tutte le varie abilità, eccetera, solito. Sì, molto semplificato in confronto a un LOL. Eh sì. Ma ci sta tutto, eh. Sì, di sicuro comunque man mano che si prende piede questo gioco verrà sempre sviluppato sempre di più, Sì, se il gioco prende bene, il eh gioco verrà sviluppato. Quello dovrebbe essere l'amministratore delegato di Pokémon sì. Company. Esatto. Cioè, veramente tanto, molto molto interessante. Un attimo che devo eccezione d'acqua, scusami. Vai, vai. Bevo anche io, perché. Poi, ragazzoni, voi in chat, se avete qualche titolo in particolare Sì, ovviamente, ragazzi. da Se avete chiedere, dare qualcosa qualche da consiglio, chiedere, tutto eccetera, che vi quanto. siete persi. Più che volentieri ve lo mostriamo senza problemi. Siamo alla completa vostra disposizione. Nessuno scrive. Nessuno scrive. Noi lo troviamo in un altro argomento. Eh sì. Cosa si Direi. poteva parlare? Cosa si poteva parlare? Boh. Dei console abbiamo parlato pure, dei Sì. videogiochi. Non Non abbiamo abbiamo parlato forse approfondito di bene il tutto. discorso delle schede grafiche 3000. Esatto. Che penso su quello sei molto più esperto di me. Più o meno, guarda, perché so che saranno molto molto carine. Cioè, è anche molto grandi. Grandi? Non ho capito. Guarda. Oh. Ah, belle bestiole, Sì. eh? Per computer attuali e farle entrare ce vuole. Esatto. Si parte da 500 euro. Qua, Ovviamente, 1500 euro fino che a vedo. E 1549 della RTX 3900 poi l'ho vista con la 3090. 6000. Cioè, a me mi ispira tantissimo queste due. Ma questa qua è Io. esagerata, però queste due ci stanno. Cioè, fai conto che dicono che la 3070 è più potente della 2080, per farti capire. Ah. Io Eh sì. dovrò prendere i pezzi piano piano e montarmi un bel PC. Se riesco, me lo monto pure in live. Quello sarebbe carino. Dai, Quello, se riesco. infatti, prossimamente facile che mi. Vabbè, che cambio scheda video, quello sicuramente, perché comunque è il momento di cambiarla. Quanto tempo c'ha? La mia è la 1060 da 6 giga ancora. Ok, quindi un paio d'anni Eh sicuro. sì. Però ci No, che sta, tanto cioè. se fai un computer una volta, piano piano i pezzi poi li ricambi e cose, quello. Sì, ma calcolo che attualmente ho un AMD, no, un Ryzen 7 3700X, 32 giga di RAM, e l'unico difetto è che ho la scheda video da 6 giga.
No, io dovrò farmi iniziare piano piano a prendere i pezzi una volta e poi piano piano potenzio. Eh sì, ma faccio così anche io, cioè la base ce l'ho. Ecco, devo solo aggiornare la scheda video, praticamente basta. Tutto qua. Sì. Appena potrò, per fine anno, Eh sì. qualcosa inizierò a prendere sotto Black Friday. E poi piano piano più il resto. Eh sì. Che conviene prenderle quelle cose sotto Black Friday, ovviamente. Vabbè, ovvio, cioè, anche io le robe che mi servono sto aspettando a novembre per il Black Friday, comunque. Sì, tutti. Chiunque sta aspettando il Black Friday. Vabbè, sì. Ok, pure schede video, abbiamo aperto la nostra parentesi. Eh sì. Ma c'è qualche gioco che vuoi vedere più nello specifico? Meno male no, perché comunque giro e rigiro quando riesco mi metto a guardarmi tutti i trailer, leggermi con tutte le novità, eccetera. Sì. Poi di giochi volevo dire. Più o meno appassionato non fanno uscire un gioco decente sul genere fantascienza, genere Star Wars da anni. Quale? Quale che non ho capito, Cabra? Gamband, ma sbaglio il Vabbè. nome. Dico genere Star Wars, o genere di quelli lì, tratto dai film Star Wars, non fanno. Hanno fatto uscire quello di Jedi, ma un gioco fatto bene, ma dico veramente bene, a mio gusto non è uscito, è anni che non esce. Che puoi esplorare con un gioco con scelte, che puoi cambiare sul genere, ovviamente fantascienza parlo, eh. Vabbè, sì. Ecco Cosa? no, niente, stavo pensando una roba io del tempo, scusa. Ah, stai pensando, stavo uscendo. Poi altro da parlare, non ne avrei. Sì, anche io sono. Gli discorsi generali sui giochi, Tutto. abbiamo quasi trattato. Sì, tutto quanto. Più o meno. Oh, scusa. Fammi vedere Novità da almeno dire. le nuove console non abbiamo proprio trattato nello specifico. Te che ne pensi di questa cosa della PlayStation 5 con e senza, con due versioni diverse? Che ci sarà una con entrata CD e una senza. Sì, che vabbè, che molti. Allora ti dico, se si va a risparmio. Io sarei più contatto se dovessi prendermi la PlayStation 5 su quella digitale, che comunque se compri giochi tipo Instant Gaming, quelle piattaforme lì ti danno il Non puoi codice. comprare su Xbox giochi su PlayStation giochi su Instant Game. No? No, PlayStation non puoi comprare. Puoi comprare il credito, ma non puoi comprare il gioco, non puoi riscattare il gioco proprio. Ah, non ti danno il codice come ti danno No, su. sono sicuro, se no avrei comprato. Almeno su PS4 non era così, eh. Magari su PS5 è così, perché comunque ti dico, ormai CD ha superato il tutto. Io anche ottavo per quella lì, però metti voi vedete un film in DVD, una cosa che c'hai, come te li vedi? Ovviamente chi c'ha il PC con quello ha risolto e ha fatto Glielo chiedi a subito. uno che vive praticamente di Netflix, praticamente. E pure io ho
ho abbonamento sia di Netflix che con Disney, quindi. E poi No, vale io quella. Netflix lo guardo tantissimo, per cui a me i DVD, barra CD non mi servono più a nulla. E ormai è andata avanti così. Per Sì, no, ormai la tecnologia è me andata stanno avanti tantissimo. puntando a eliminarli del tutto. CD e DVD. Con l'invento dell'era digitale, per me stanno proprio Sì. cercando di levarli. Ma infatti secondo me anche a livello di comodità, secondo me è meglio così, anche a questione di sicurezza e tutto. Di cosa? Non ho. No, nel senso che boh, io il fatto che vengono tolti CD, DVD, secondo me ci sta. Perché se tipo, faccio un esempio. Per installare GTA 5, ok, che sono 8 CD da installare, cioè io preferisco averlo digitale che almeno fa tutto il computer e sono a posto. Io per esempio GTA l'ho inverso, anzi, ultimamente il 90% dei videogiochi li ho in versione digitale. Anche io sono digitale, cioè io non ho videogiochi di giochi praticamente, Però cioè ci CD di sono videogiochi. persone che vanno su collezionismo, per parlarci, che gli Vabbè, piace avere la parte di CD. sì, ma per collezionismo ci sta. Però a livello di gioco ormai è superato il Ma pure il CD. livello di risparmio, molte persone prendono il gioco, lo finiscono e se lo riportano indietro per prendersene un Sì. altro. Bella, mitico. Ciao, mitico! Come stai, pazzo? Sì. Non ci rispondi? Ah, prego. Sì. Tutto bene, tutto a posto. Bene, bene anche io. Stavamo parlando del discorso della PS5 con o senza CD, che usciranno due versioni. Non so se anche la Xbox su ciò andrà. Ma io non penso, perché da come avevo visto io la presentazione non era da doppia scelta, era proprio diretta. Era uscita singola, Io sono potrebbe, per quella CD. che già quando uscì la versione dei Play 4 e Xbox One perse molte vendite per il prezzo maggiore di Xbox, perciò, perché Eh sì. gli messe un prezzo maggiorato in confronto alla concorrenza. Ecco, ad esempio Mitico, lui è per quella dei CD. Sì, vedi, Perché perché ovviamente. adesso titolo informativo. Perché saresti per prendere quella dei CD piuttosto che quella digitale? Sì, che anche io sono verso la versione digitale in confronto alla versione Anche CD. io. Ah, vedi, per collezionismo quello ci sta, sono Sì, è pienamente quello il d'accordo. discorso che ho aperto prima, che c'è stata la versione, che c'è sta chi fa il collezionismo, Sì, perciò. però se... Perché comunque collezionismo gran pochi lo fanno, cioè la gente finisce il gioco, ok, prende e lo lascia là. E resta là, se riesce lo vende, capito? O viene riportato indietro a Esatto. negozi tipo GameStop Sì, e per prendersi altri videogames. esatto. C'è sta anche ciò. E comunque io penso di optare sulla versione con CD perché non mi piace vedere il coso senza un ingresso. Mi farebbe un po' strano. Ma Poi vabbè che io la play... è da vai. vedere quanto ovviamente è il prezzo con o senza CD.
Beh, hanno messo una differenza di 100 dollari comunque. Che non è po con una cifra da poco. Per colletto già dovrebbe essere 500 € versione, quindi sarà a 400. Infatti, allora, 400 euro. No, PlayStation. Eccolo qua. Vabbè. Allora. Ah sì, la cosa dei giochi PS4 saranno retrocompatibili. Spero anche i digitali, ovviamente. Eccolo qua. Perché non trovo il prezzo? 20 novembre. Ah, perfetto, quello è un confronto tra le due versioni, eh? Sì. No, ma sto andando un attimo all'inizio a vedere Sì, poi se. vediamo anche un confronto tra le due versioni. Sì. Però non trovo il prezzo di quella normale e quella non. Vabbè, che comunque dovrebbe essere 500 euro per la normale e. No. Sarà 500 e 400. Sì. Più o meno, ovviamente. Che alla fine c'è la versione col gioco, quella con quell'altro. Oh, Horizon. Il nuovo Horizon pure vedo tra le immagini sopra. Stai un attimo. Allora, sentite se vi piace l'idea. Commentiamo Takeshi Castle e ci fate. Lì devi chiedere anche allo staff comunque di. Del network, se sono d'accordo, cioè per me non fa differenza. Sì, le tocca chiedere ovviamente, Sì. essendo il canale ufficiale. Se era sui nostri canali non c'era problema. Sì, no, infatti. Horizon, questo dovrebbe essere bello, bello, bello. Il primo fu. Se questa è la grafica del Se questo. gioco, è tanta roba. Eh sì. Pare un film. Stavo Esatto. Eccolo dicendo. qua, GTA 5 Remastered. Sì, te l'avevo detto che dovrebbe uscire GTA 5 Remastered. Eh sì. Cliccalo un istantino. Certo. Infatti, era il 2013. Voglio vedere come ti danno l'immagine. No, non ne parlo. Non danno immagini di No. niente. Un video che ti. Sai cosa? Secondo me miglioreranno tipo il video, cioè Sì, la voglio grafica, vedere per eccetera, chi ce l'ha basta. comprato su PS4. Glielo ridaranno? GTA? O toccherà ricomprare GTA? Ecco. Bella domanda. Perché io potrei continuare a giocare senza Remastered, volendo, avendolo su PS4. Lo scarichi da raccolta. Ed è fatto. Poi. Dei titoli, aspetta che non riesco a leggere. Scusa. Allora, Death Loop, Demon's Souls, FIFA 21, vabbè. Insomma, meno Sì, quello. male, vabbè, i titoli suoi, Gran Gran Turismo Turismo. 7 penso sia un buon gioco. Pure se l'ultimo non mi è piaciuto, Quale? eh. L'ultimo Gran Turismo, il 6. Ma il Gran Turismo, meno male, mi hanno sempre deluso tantissimo. Cioè, boh, io mi I aspettavo primi qualcosa. erano bellissimi, i primi usciti, parliamo anche ormai di quasi una generazione fa su Play 1. Oh mio. Il primo Gran Turismo che dovevi prendere patenti e tutto ciò.
dipende dalla categoria che dovevi fare, dovevi prendere la patente. Se non eri in grado, non te lo faceva fare, erano bei giochi. Eh sì. Veramente gran giochi. Quello sì. Perché adesso basta, ti compri la macchina, pì e vai. Esatto, cioè infatti non c'è più quel realismo come... di una volta. Esatto. Soprattutto sulla parte online, che vai addosso alla macchina per fare la curva. Butti un altro fuori e fa una curva. Sì. Su molti giochi. Poi... stavo dicendo di vedere le caratteristiche confrontate delle due console. Il joystick bianco così mi piace tanto. Così sì, è molto molto carino. Vai un attimo giù così lo vediamo bene, faccio vedere anche ai ragazzi bene bene. È molto più carino in confronto a quello di una Play 4. Sì. Pure se la parte centrale ancora mi devono spiegare a cosa serve. Non è servito quasi nessun gioco. Ecco qua tutto il design di PlayStation 5. Sì. Forse continueranno a sviluppare il VR anche. Ma io l'ho comprato, non mi è piaciuto. Ma no? No, l'ho messo, lo sto vendendo, a dire la verità, la parte del VR che non mi piace. Forse sarò io, ma mi fa strano. Eccolo qua, il VR della PlayStation. Ah, eccolo. È stesso della PS4, che è compatibile. Xbox Series X vs PlayStation 5. Ok. È un po' più vedi, disabile CPU, è più potente per... PS5. La CPU? Aspetta. Sì. È un po'... la clock GPU è più potente nella PlayStation 5. Cioè tutto sommato... sono più o meno alla pari, quello sicuro. Un po' più potente l'Xbox Series X comunque. Memoria interna, eccolo qua, vedi, 825 GB ad esempio, è 1 TB per Xbox. Ok, però c'è una parte che potrai mettere una memoria esterna Xbox, la Play che ho già letto. Forse, vabbè, hanno l'HDMI, invece qua hai uno slot dedicato per me, insomma hai un sacco di prese. Retrocompatibilità PS4 poi invece qua Xbox a tutte le Xbox praticamente. Ok, perché i vecchi giochi su PS4 non andavano, però da dirlo. Perché il peso non me la, non ce lo dà mentre il peso non da l'hanno lei. Non ho superato la prova costume. Quando esce la PS5 in Italia, PlayStation 5 uscirà a 20 novembre 2020 per in tutto il mondo. La data più plausibile è il 20 novembre 2020. Quanto costerà? Vabbè, 500 euro per la PS5 e la versione digital 400 euro, insomma. Sì. Sì, insomma. C'è un po' di retrocompatibilità, per fortuna. Sì, almeno quello. Eh sì. E il Romus che dice? I rumors... vabbè, dicevano... c'è lo scimmia pazzi, prima di lanciarsi un elenco. Sì, insomma, parlavano... quello che c'era di ufficiale, quello no. Che ecco, GTA cioè... 6 esclusiva, scusami, ho letto male?
Allora, Qui io ti alla fine segnalo Gol è quello una relativo l'esclusiva. a Horizon Zero Dawn 2, che dovrebbe essere un titolo, uno dei titoli di lancio per PS5, quello di GTA 6 esclusiva temporale della nuova console Sony e tanti altri che troverete in elenco qui. Quindi esce prima GTA, uscirà molto prima su PlayStation che su Xbox. Sì, come è sempre stato alla fine. Sì, ma me lo dai molto prima, quindi uscirà quasi 4-5 mesi prima. Questa Adesso andiamo a vedere. è una gran cosa se uno deve calcolare, per gli appassionati ovviamente. Eh sì. Che se devi optare su una cosa o quell'altra, opti ovviamente su GTA. No, ecco, vedi, dovrebbe uscire nel periodo natalizio 2020 per PS5 e GTA 6, esempio. Poi bisogna Quindi che vedere fa? tutto nella realtà, cioè nei prossimi mesi cosa diranno comunque in tutto il Che se tempo. mi dici che mi devo fare prima Remastered a novembre, poi mi devo comprare GTA 6, Ma ti convi... mi tengo comunque la Xbox, mi tengo comunque la Play 4 e poi Aspetta, aspetta, aspetta una roba. ma faccio dopo Sempre... Natale. Aspetta una cosa... Vabbè. Camma, basta camma, Ok. vabbè. Se pensate che sia poca cosa un accordo del genere, dovete cercare di immaginare quanto possa influire sulle vendite di una console sotto Natale, se potreste scegliere tra una console liscia e un'altra in bundle con GTA 6. Oddio, potremmo fare il bundle con GTA 6? Seriamente? Potrebbero fare? I bundle con GTA 6 e la PlayStation 5. Oh mio. Cioè, se lo fanno, sai che botto di vendita fanno? È quello che ti stavo dicendo. Eh sì. Eh È tanta, tanta roba così. GTA sì. 6 è un titolone. Eh sì. Ma tutti i GTA sono sempre stati titoloni alla fine, eh. È da vedere come lo sfruttano e se la mappa è quella che se ne parla è È gigantesca tanta comunque. solo per visitarla tutta ci Eh beh, sì. metti quasi 2 giorni, ma dico proprio 2 giorni di vita reale per visitarla tutta Beh, e spero infatti. che non facciano subito rilasci sulla parte online parlo di roba tipo oppressor e via dicendo. Ma quello non penso, secondo me sarà come GTA 5 che prima del primo DLC ce ne ha messo di tempo. Sì, ma io continuo a giocare che così quando escono i DLC sei sempre pronto. Eh sì. Sì. Comunque, E comunque ormai... uno o due DLC prima di uscire GTA 6 su GTA 5 ci saranno. Eh sì. Ma L'hanno già sicuramente. annunciati, eh? Eh sì. A questo punto, siccome si sono fatte le 11, Sì? facciamo fare un bel raidone? Sì, ma io non posso farlo. No, lo so, lo sto scrivendo io allo staff. Sì, ovviamente. Ok. Siamo fatti comunque una bella chiacchierata. Esatto. Appena che mi legge, vediamo se mi arriva. Vediamo. Vediamo se mi arriva in chat. Che io ho contattato il mio fedele Gil, praticamente. Tu hai preferenza da mandare. Per me è uguale. Perché se è ancora in live io avrei già... so già a chi mandarla. Chi vorresti mandare? A Narumi. Ma per me anche va bene. Vediamo
Vediamo che cosa sta portando. Vediamo. Beh, intanto mi faccio un'idea guardando in Di... giro chi c'è e cosa stanno portando. Sto vedendo anche io chi c'è sta, chi sta, che stanno portando. Ah, sta facendo just chat. Ah, sta facendo karaoke. Ciao Jill, innanzitutto. Comunque, allora, Allora. prima di dirti chi è Raidar, facci un shoutout per me e Cam. Oddio. Adesso sono in difficoltà. Chi potrei mandarvi? Allora, c'è Narumi con karaoke oppure DBD. Cosa preferisci? E per me è uguale, che di che sta portando? Zoe, Mome. Emma. Non lo conosco, per me è uguale, va bene pure. DBD è di Dubai Daylight, praticamente. Dici tu, per me è la stessa cosa. Innanzitutto ragazzoni, lasciatemi su un follow anche a Cam e a me stesso che stavamo giocando tutti e due a Pokémon. Comunque, Jill, andiamo da Zoe. Madonna, da Zoe, Mame, che sta portando DBD. Se mi scrive di nuovo non ho capito. Ma glielo scrivo per sicurezza in... In chat. No, gli ho scritto anche su Telegram, vediamo se lo capisce dopo 27 volte. Come si scrive? Non la trovo. Aspetta, li scrivo io. Ecco, ok, l'ha Ecco. fatto. Ok, ragazzoli, detto ciò, vabbè, noi ci vediamo direttamente nei nostri rispettivi canali. Sì, Steve. Ecco, mi raccomando, seguiteci in tanti e lasciate adesso un bellissimo follow a Zoe, che fa parte anche lei del network. Grazie a Jill per la sua presenza Grazie. e grazie da Infatti. parte di Telpino92. E di Gamban88. E la prossima. E tanto ci è arrivato anche un Rai. Right. Grazie mille, Bira, per il raidone. Grazie, Tenermente, noi stiamo facendo. Grazie anche a Juan24 per il follower. follow. Cioè, stiamo facendo un raid con un altro raid. A posto. Bella birra. Ciao, alla prossima, Talpino. Alla prossima.